Bellezze mie, dal casino della cameretta, la parete tutta completamente asciutta. Abbiamo scelto questo tocco da chiarissimo freddo che riprende anche un po' le tende che non cambierò, ragazze. Poi qui ci sono le mensoline montate che, anzi, dobbiamo ancora attaccare questo pezzetto qui che va su questa. E ora stiamo aspettando Aldo e mio suocero che monteranno sulla parete le mensoline. Ragazzi, piano piano è un'emozione, piano piano la cameretta prende forma. Io ogni tanto non vi nego che vengo qui e guardo, anche se c'è in pratica è un cantiere. Non c'è nulla, però vengo qui, sto qua e mi piace sempre tantissimo stare qui, anche se non c'è ancora nulla. E pian piano le cose che prendono forma mi emozionano tantissimo e nulla, adesso monteremo le mensoline. Bellezze mie, allora sono stata in un negozio di cinesi del mio paese e ho voluto prendere queste quattro cornici qui. Sono bellissime, le ho trovate e mi piacciono molto. Hanno qui la doppia cornice, sia con questo dal vivo è più un bianco sporco con delle venature grigie. Mentre qui ha il bordino con il tortora che riprende la si mette a fuoco la parete che abbiamo fatto. Eccola qua. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è da un mese che non ci vediamo, però siamo stati super super impegnati con i preparativi per l'arrivo della piccola baby che sta qua. La pancia cresce tantissimo, ragazze. Allora, cosa faremo oggi? Oggi volevo assolutissimamente portarvi con me perché siamo, diciamo, quasi in dirittura di arrivo per i preparativi della cameretta. Siamo per andare all'IKEA a ritirare l'armadio. Ho fatto il progetto. Vi anticipo già che è un Pax, ve l'avevo già detto in un precedente video.
quindi oggi lo andremo a ritirare noi da IKEA. E adesso vi faccio vedere la cameretta, ragazze, perché siamo andati avanti nei lavori. Scusate, ragazze, ma c'ho il fiatone. Allora, stavo dicendo, siamo andati avanti nei lavori per la cameretta. Nelle settimane precedenti, abbiamo sia dato il colore alle pareti che abbiamo iniziato a montare il mobile fasciatoio. Sono arrivati tutti, i pezzi, anche il materassino, ma vi farò vedere tutto. Adesso vi faccio vedere il delirio che c'è di là, nell'altra stanza, cioè nella cameretta di BBN. E oggi vi svelo anche il nome perché ho anche fatto un piccolo do it yourself. Quindi vediamo tutte queste cose nel video. Andiamo da IKEA a prendere l'armadio e spero di riuscirlo a montare anche oggi perché vi faccio vedere la cameretta. Siete pronte, ragazzi, a vedere il caos? Allora, bellezze mie. Qui siamo andati a ritirare la Next to Me che è qui da finire di montare, quindi abbiamo la Next to Me qui, poi abbiamo la scrivania che dobbiamo smontare molto probabilmente. Qui ho una sdraietta, tutte delle box con degli omaggi che ho ricevuto. E qua potete intravedere il colore, poi ve lo faccio vedere meglio. Oggi è una giornata, ragazze, uggiosissima, quindi non c'è molta luce, perdonatemi. E qui c'è tutte le sue robine che spero oggi di prendere l'armadio, montarlo e poi nei prossimi giorni andare a lavare le cose e a stirarle, tutte le sue i suoi vestitini. Qui dentro, ragazze, è tutto da sistemare, c'è di tutto. La valigia per iniziare a preparare anche la borsa parto e qui altro delirio. E nulla bellezze, farò una toccata e fuga dai che ha solo a ritirare l'armadio e qualche altra cosa. Ho preparato il carrello, quindi passeremo solo a ritirare le cose che ho messo nel carrello. Conto di tornarci una seconda volta. Infatti, ecco perché anche mi vedete con la coda. Conto di tornarci una seconda volta a fare un giretto con più calma, a vedere anche delle cosine organizzative, magari, o altri accessori che posso inserire nella cameretta. E nulla bellezza, qua c'è anche Didi, che adesso andiamo a passeggio. Dobbiamo andare a prendere l'armadio per la sorellina, Daphne. E nulla, ci riaggiorniamo fra poco, porto Daphne a passeggio. Siamo tornati a casa e questi sono tutti i pacchi del Pax che abbiamo preso. Ragazze mie, allora, aggiornamento. Volevo iniziare a lavare qualche vestitino della bambina, che sono tutti qui. Però volevo fare prima un cura lavatrice. Grazie, nel frattempo mi sono tagliata la gengiva, fate finta di niente. E l'ha fatto la mia mamma. Abbiamo acquistato questo qui. Ragazze, non ci siamo, NCS, non ci siamo. Lo boccio terribilmente, ha un odore insopportabile. Trovo che non abbia nemmeno lavato benissimo la vaschetta. Io adesso ho ancora, magari un po' da rivater, no? Ho ancora tutto sotto sopra, che stavamo appunto pulendo la lavatrice. E ragazze, io l'ho preso da acqua e sapone, era anche in offerta. Ho detto, vabbè, magari lo provo. Ragazze, non ci siamo, bocciatissimo, non lo ricomprerò mai più. In primis per l'odore, io infatti ho dovuto aprire anche tutta la finestra perché l'odore di questo prodotto è terribile e non ci siamo. Lo trovo,
Vedrò adesso a fine lavaggio, però ho provato a lavare questa, la vaschetta, però non trovo abbia fatto chissà che granché di pulizia. Ora sta facendo il lavaggio a vuoto a 60 gradi. Vedremo un po', però ragazze, in tutta la lavanderia c'è un odore insopportabile, quindi per me questo bocciato. Allora, come le dividiamo i colorati? Cioè, aspetta. Allora, tutte le cose bianche e bianche. Aspetta. Tutte le cose che c'hanno il rosino. Che non è il primo lavaggio, si fa per colore. Allora. Poi vedere se si chiarisco oppure no. Vedi il fatto che c'è un rosino. Poi aspetta, iniziamo a togliere pure le cose, a mettere da parte pure le cose rosa. No, questo deve essere dentro la base. Questo è bianco. La forbice dove l'ho messa? Ragazze, no, è un delirio, ve lo dico. Allora. No, l'ho messa qua. Allora. Ma questo è bianco con le cosine rosa? No, vabbè, non quel cosino rosa non penso che tinge. Va bene. Le robe, ho sia lenzuolini che vestitini, ho fatto bianchi bianchi, poi i bianchi con un pochino di rosa, beige e grigini, i rosa e i fucsia, e poi qui penso che laverò a mano queste cosine gialle, questo che è rosso rosso. Ora vediamo se lo abbino magari con questo o lo laverò a parte. I verdi, le cose verdine e le cose blu e azzurre qui. E poi c'è qua un giubbotto. Vado a preparare la lavatrice vado a utilizzare questi due prodottini qui. Divert. Vado a preparare la lavatrice. Vado a utilizzare questi due prodottini qui. Divert. Ma comunque non sono macchiate, vado ad utilizzare il programma Delicati e
comunque dura un'oretta e le sciacquo velocemente perché non ho niente da smacchiare, sono cosine nuove. E poi qui nel frattempo che è in funzione la lavatrice vado a lavare le robine che vi ho detto prima, che avrei fatto quei pochi prezzi a mano. Ho iniziato dai verdini, li ho messi a bagno in acqua fredda e sono andata a utilizzare sempre quest'altro detersivo di Vert, capi delicati, che è anche igienizzante, che ho letto sul retro, ragazze, che si poteva utilizzare per il lavaggio a mano, quindi sono andata a utilizzare questo e l'ammorbidente, sempre il solito abbinato. E non sono andata a tagliare subito le etichette, ragazze, perché sennò poi non mi ricordo che taglia sono. Ho varie taglie di vestitini, quindi dopo le vado a dividere quando le andrò a sistemare, le vado a dividere e per taglia, leggendo l'etichetta, e le taglierò comunque dopo, e una volta appunto che li avrò sistemati e divisi, e sciacquo tutto. Bellezza, sto facendo anche la lavatrice dei rosa, delle cosine rosa, e però vado comunque ad aggiungere qui uno di questi salvacolore qua. Buongiorno, allora è il giorno dopo le clip che avete visto ieri, io sono qui in cameretta e allora vedete ragazze l'armadio ancora così perché abbiamo avuto degli inconvenienti nel montaggio. In pratica se voi vedete qui, aspettate, giro la telecamera, ok, allora se mette a fuoco, ok, se voi vedete qui la cesta del Pax non è montata perché quando noi abbiamo spacchettato i binari del appunto per montare la cesta non abbiamo trovato all'interno le viti, quindi madonna ragazzi io continuo ad avere il fiatone, quindi non abbiamo potuto montarla. Ed in più ragazze nel frattempo comunque siamo andati avanti nel montaggio e in più ho detto vabbè dai, apro la segnalazione col servizio clienti di IKEA che è stato super super gentile. Quando ieri sera poi abbiamo montato abbiamo spacchettato anche le ante, abbiamo notato dei difetti. Spero si riesca a mettere a fuoco il telefono. Che forse riesce così a metterli a fuoco. Ragazzi, in pratica ci sono delle bolle sulla vernice su tutte le portelle. Ecco, magari qua lo vedete meglio. Quindi ho aperto la segnalazione, ragazzi, anche questa che vedete qui impacchettata ancora. Ok, anche questa che vedete qui impacchettata ancora ha lo stesso difetto di questa. E così sono tutte le portelle. Ragazze, io non vedo la luce in fondo al tunnel di questa cameretta. Spero, hanno detto che in 7-10 giorni mi porteranno le ante nuove, quindi spero che adesso smonteremo queste qui che abbiamo montato, perché abbiamo iniziato a montarle e poi ci siamo accorti del difetto. Poi abbiamo controllato anche l'altra che è qui giù e aveva lo stesso identico appunto difetto,
E nulla, ragazze. Io comunque ho lavato le cosine, adesso vi faccio vedere. Queste qui sono qua in veranda, queste qui le ho già lavate e le devo stirare, le ho anche rientrate. Qui ho delle altre cosine e anche tutto questo stendino. E quindi in questi giorni comunque io le voglio stirare tutte e pulire comunque l'armadio, quello che ho. Lo lascerò così aperto come cabina armadio e comunque sistemerò le robe, inizierò a preparare la valigia perché altrimenti io poi vado più in là con i tempi e quando mi porteranno le antenne le monteremo. Intanto ho pensato magari di mettere le cose nei cassetti che rimangono meno impolverate e poi andarle ad appendere nel bastone, magari qualche vestitino e magari poi ci vado a mettere con un telo sopra così non va la polvere. E voglio lavare tutta la cameretta e poi vi faccio anche un piccolo tour, room tour. E nulla ragazze, come vi stavo dicendo, questi sono gli aggiornamenti della cameretta. Qui c'è anche Daphne che ogni tanto... Daphne! Eccola qui. Che viene... Cosa c'è sul naso? C'è un nasino sporco, Didi. Ma vieni qua, amore. Che viene sempre a starsi qui. Fai sentire che stai qui nella cameretta della sorellina? Qui, ragazzi, ho anche la Next to Me, poi ve la faccio vedere meglio, che siamo andati a ritirare. Comunque, ragazze, Daphne, da quando abbiamo iniziato a fare questa la cameretta, è qui, annusa. Va, viene, forse perché sente che c'è qualcosa di diverso. E comunque, ora mi sto un secondo riposando sulla sediolina che ho messo qui. E adesso vado a farmi anche lo shampoo. Basta per oggi, cioè per questa mattinata. Poi ho detto, stirerò le cosine, le inizierò a sistemare, a pulire. Però ve lo farò vedere nel prossimo video perché ho visto che sta durando tantissimo. E nulla, questi sono gli aggiornamenti per la cameretta per ora. E spero che vi abbiano fatto piacere. E siccome ve l'avevo promesso nel precedente video e chi mi segue su Instagram già lo sa, vi svelo anche il nome che abbiamo scelto per la nostra piccola bambina e ve lo faccio vedere subito. Allora, come avete visto all'inizio video, abbiamo montato i quadretti, che sono questi qua, ragazze, e ora vi faccio vedere. Ta-da! Questi sono i quadretti e ho voluto stampare il coniglietto, l'orsetto e la N con il nome di Nicole. Quindi la nostra bimba si chiamerà Nicole. Spero che vi piaccia come nome. A noi ragazze tantissimo. Era un'idea che avevamo da ancora prima che sapessimo che la bambina fosse una femminuccia. Quindi sapete quando si dice se avrò una figlia femmina la chiamerò Nicole. E quindi è femminuccia e la nostra bambina si chiamerà Nicole. E chi mi segue su Instagram già lo sa e adesso lo sapete anche voi amiche di YouTube. E nulla ragazze, questo è quanto, quindi io dalla cameretta adesso ve lo posso dire della piccola Nicole, vi saluto, vi mando un enorme bacio, iscrivetevi al canale se vi va e nulla bellezze, ci vediamo in un prossimo video, ciao bellezze!